e di quella memoria del passato che era stata sottovalutata e in parte cancellata con demolizioni, seguendo la ricchezza effimera degli anni 60. Il 2 aprile 1989 si inaugurava un monumento bronzeo di Angelo Canevari, dedicato alle sorelle Faioli, personaggi importanti per la vecchia Anticoli. Potremmo forse considerarlo come il punto iniziale di una serie di interventi attuati sulla piazza Trento e Trieste e sulle vie vicine. Interventi che dovrebbero in futuro continuare interessando tutto l'abitato vecchio, nel tentativo di rilanciare questa parte di Fiuggi, forse troppo poco conosciuta ed apprezzata. In questi decenni, la sempre maggior facilità nelle comunicazioni ha invece aiutato l'intensificarsi dei legami turistico-culturali con le antiche importanti località vicine: Alatri, Anagni, Arpino, Casamari, Fumone, Monte Cassino, Subiaco, Trisulti, Veroli e poi... E Fiuggi, per la sua grande capacità recettiva, tra l'altro nel 1990, grazie a Lord Charles Forte, ha riaperto dopo 2 anni di restauro il Palazzo della Fonte. Fiuggi è diventata poi sempre più punto di riferimento per importanti eventi socio-politici, come lo storico congresso del gennaio 1995 che decretò il passaggio dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, e quelli dei comunisti italiani, dell'UDC e dei socialisti democratici svoltisi negli ultimi anni. O per frequentatissimi incontri di comunità religiose. O ancora raduni sportivi che vedono migliaia di giovani, ma anche rappresentative nazionali come la Under 21, convergere da tutta Italia sui centri di atletica, calcio, equitazione, basket e nuoto a loro disposizione. E per manifestazioni e spettacoli d'arte varia.